squizzato, che cosa è successo? Senza girarci intorno, un bruttissimo Pescara e un pessimo finale. Ma sicuramente loro hanno giocato la partita che ci aspettavamo, hanno fatto tutta la partita a rimanere dietro e aspettarci, a giocare in contropiede. Sicuramente quello che abbiamo sbagliato è l'approccio al secondo tempo e il calo di intensità sul finale. Dovevamo avere più voglia di portarci a casa questo risultato. Però quando comunque il Pescara l'aveva sbloccata la partita, forse è lì la delusione più grande, perché vi siete fatti, non dico schiacciare, ma comunque la Fermana si è messa nella tre quarti del Pescara, ha creato pericoli, una volta è stato bravo Plizzari, nei minuti di recupero già c'erano state delle avvisaglie, il Pescara non riusciva più a ripartire, non riusciva a giocare nonostante gli ampi spazi. Sì, dopo il gol in realtà io mi ricordo due o tre occasioni anche nostre nitide che abbiamo sbagliato, però sicuramente gli ultimi 20 minuti abbiamo sbagliato ad abbassarci troppo e a farli giocare, e il gol è arrivato per quello. Che vi siete abbassati? Ci siamo abbassati, no, non so dirtelo perché. Zeman vi ha già detto qualcosa? No, non ci ha detto niente il mister.